Siamo con Fabio Benis, amministratore dell'omonima azienda di costruzioni nella nuovissima sede di Telgate. Lei è anche consigliere generale di ANCE Bergamo, nonché componente del consiglio di amministrazione della scuola edile. Vogliamo cominciare a raccontare un po' le tappe salienti dell'azienda che lei amministra insieme ai due fratelli? Siamo un'impresa familiare condotta da tre fratelli, figli di Benis Giovanni, che era nostro papà, che ha iniziato l'attività nel 71. Stiamo cercando di portare avanti questa passione che lui ha saputo trasferirci e credo a tutte e tre nella stessa maniera, perché di fatto tutte e tre siamo coinvolti in settori diversi, però con le stesse energie, con la stessa intensità e con gli stessi obiettivi di voler, come dire, migliorare continuamente quello che mio papà ha, come dire, ha dato come start iniziale, insomma. Ad oltre mezzo secolo dalla fondazione dell'azienda, ci può riassumere i passaggi salienti che sono stati vissuti? Ma oggi diciamo che sono abbastanza contento, non ancora del tutto, perché si può sempre fare tanto e c'è ancora tanto da fare, però abbiamo raggiunto un buon livello di società da un punto di vista di personale, di spazi nuovi, appunto la nuova sede, e quindi stiamo cercando di creare un ambiente di lavoro e un'impresa sia da un punto di vista strutturale sia personale che sia in grado di stare in questo nuovo mercato così forte e accelerato, con un'efficienza e una competenza da permetterci di rimanerci in questo mercato. Come sono andati gli ultimi anni, il 21 e il 22, e che previsioni avete per quello appena cominciato? Allora, il fatturato del 2021 era circa 13 milioni e mezzo, il 2022 è stato di 18 milioni e mezzo. Pensiamo di migliorarci ancora anche quest'anno, anzi direi che l'obiettivo è proprio quello di migliorarci. Poi dove arriveremo, l'idea è stare sui 25. Dove opera prevalentemente la vostra azienda? Ma io prediligo il cantiere vicino, nel senso che il cantiere più è vicino più è controllato. Siccome noi il cantiere ci piace, come dire, viverlo e controllarlo, la zona principale è la provincia di Bergamo. Dopodiché abbiamo anche cantieri in provincia di Brescia, in provincia di Milano, in provincia di Como, siamo stati anche a Mantova, siamo stati anche a Vicenza, però ecco, se ci fossero i cantieri qua è meglio. Dopodiché, facendo appalti pubblici, capita anche di scegliere lavori di un certo tipo fuori provincia. Quanti sono i dipendenti? Ma totale noi siamo una quarantina di persone, tra addetti di cantiere che sono 25-26, e amministrativi e tecnici. Previsioni di crescita del fatturato comporterà anche una crescita del numero dei dipendenti? Sì, è ovvio, perché fare più fatturato vuol dire avere più persone che si fanno, come dire, lavorare sui cantieri, ovviamente, perché noi sono tutti cantieri di ristrutturazioni, costruzioni, e quindi non abbiamo un sistema di prefabbricazione dove ad esempio allora lì il fatturato potrebbe anche essere svolto da aziende diverse dalla nostra. Quindi occupandoci interamente di quello che è la costruzione, ovviamente ci avvaliamo dei subappaltatori per quanto riguarda tutti gli impianti, tutti, diciamo, le chiusure dei serramenti, le opere a secco. E quindi diciamo che il fatturato nostro penso che sia su una trentina,
L'obiettivo è di arrivare sui 30, anche se sto vedendo che attestarci diventa difficile, perché poi i cantieri non sempre partono tutti nelle stesse condizioni, quindi c'è bisogno di prendere più lavoro e il tema fondamentale è quello di mantenere il controllo, di poter dare un equilibrio tra quelli che sono le commesse da acquisire e quello che noi riusciamo a fare. Non vorrei neanche poi prendere troppo commesse per essere poi, come dire, troppo tirato coi tempi, quindi cercare di fare le cose fatte in maniera un po' frettolosa, ecco. E quindi l'obiettivo è quello di rimanere efficienti con la competenza, diciamo, che abbiamo acquisito, e anche quello significa fare i cantieri giusti alla nostra portata. Una lamentela ricorrente tra gli addetti ai lavori, fra i suoi colleghi, è quella di mancanza di personale. Quali sono le cause e quali le possibili soluzioni? Oserei dire che mancano le persone più che i muratori. Quindi se mancano le persone ci saranno sempre meno muratori. E di fatto quindi bisogna cercare di andare a prendere i muratori dove le persone ci sono. E le persone ci sono non più in Italia, purtroppo. Quindi bisogna cercare di andare a costruire dei centri di accoglienza che poi devono diventare formativi sul posto dove le persone sono tante e hanno questi bisogni, cioè non farli arrivare semplicemente sui barconi, ma tenerli nei propri paesi, istruirli, farli crescere e poi portarli qua. Avete avviato contatti con l'Università di Bergamo, con la Facoltà di Ingegneria nello specifico. Per fare che cosa? Quali sono gli obiettivi davanti a voi? Ma diciamo che siamo a buon punto, nel senso che l'Università di Bergamo sta crescendo molto e è opportuno che noi come associazione dei costruttori cerchiamo di farci aiutare da questa università che è sempre, come dire, posto dove crescono, dove nascono le nuove idee e quindi dove si possono andare a cogliere nuove soluzioni per il nostro settore. Il nostro settore ormai sta avendo un cambiamento ormai direi epocale, perché di fatto si sta parlando di green quotidianamente e col tema guerra e il tema energia è diventato una cosa indispensabile, cioè non possiamo più farne a meno se vogliamo continuare a riscaldare le nostre case, quindi non possiamo più alimentarci con combustibili fossili che hanno un certo costo, ma dobbiamo per forza andare sulle energie rinnovabili, e partendo soprattutto da creare le case molto, diciamo, le case passive sostanzialmente, con tanto isolamento, quasi che si mantengano, diciamo, il comfort abitativo senza bisogno di un fabbisogno esterno di energia, quindi ovviamente quella solare è quella che dobbiamo captare e quindi utilizzare come fonte di energia, e poi andando a utilizzare materiali sempre più green e innovativi. Da componente del Consiglio Generale di ANCE Bergamo, c'è un messaggio che vuole mandare ai suoi colleghi iscritti? La scuola edile quest'anno a tutti gli iscritti della scuola edile che si sono registrati entro il 31 marzo al servizio di sanitaria della scuola edile, appunto, praticamente chi fa le visite dal 19 più o meno, dall'ottobre 2022 a ottobre-settembre 2023, gli verrà rimborsato questo servizio, e non è cosa da poco, perché se noi ad esempio abbiamo tipo 40 dipendenti, mediamente la spesa si aggira dai 100 ai 150 euro a persona, insomma c'è anche un ritorno economico, oltre a portare il dipendente nella sua casa, nel suo diciamo ambiente naturale, quindi avvicinare il dipendente alla scuola edile permette anche di toccare con mano una realtà che secondo me è ancora troppo poco conosciuta per tutto il mondo nostro, che ha delle potenzialità enormi, perché poi dentro lì sia i dipendenti ma anche noi imprese
possiamo attingere a tutto quello che serve a noi per essere competenti, efficienti e per anche andare a implementare tutto quello che è le certificazioni, ad esempio, delle imprese, piuttosto che organizzare eventi per le proprie imprese, perché ci sono spazi che la scuola edile mette a disposizione, corsi sui materiali, corsi, cioè se un'impresa vuole attingere nuove risorse per cercare di apprendere nuove, diciamo, tecniche per i propri dipendenti, quindi mi vengono a dire corsi per le opere a secco, corsi per i cappotti, ha tantissime potenzialità e diventerà sempre più una scuola che servirà sempre più alle imprese, e le imprese devono poterne beneficiare, visto che poi noi ne facciamo parte.